E sui social gli aretini hanno mostrato l'impatto di questo nubifragio che si è abbattuto su Arezzo. Qui siamo nella zona Giotto, vedete le auto che sono sommerse di acqua, vedete che si intravede anche chi sta togliendo proprio l'acqua anche dai garage, vedete l'acqua che ricopre gran parte le ruote delle auto che sono parcheggiate. Guardate qua sotto, ecco qui la visuale da un appartamento, vedete insomma quanta acqua è caduta e che poi è arrivata, come spesso capita, anche nelle vie interne. Qui siamo invece a Pescaiola, dove i vigili del fuoco hanno dovuto anche transennare la strada, chiusi anche vari sottopassaggi. In uno, quello che nei pressi di via Fratelli Lebole, è rimasta anche intrappolata un'auto. Scene non nuove. Ancora Pescaiola, vedete anche qui l'acqua fa davvero impressione. Qui siamo invece a Ripa di Olmo, sembra un fiume che ha invaso la strada. Eccola qua, la grandine, foto che campeggiano di grandine, soprattutto nella zona di Castiglion Fiorentino. E qui siamo proprio nella zona di Castiglion Fiorentino, comunque in Val di Chiana, la grandine che è caduta qui nel primo pomeriggio e si sentono i rumori della grandine che colpisce le auto che stanno transitando. Qui vediamo proprio anche uno spaccato da fermo più ravvicinato della grandine che è caduta e circolazione resa difficile proprio dalla intensa pioggia mista a grandine.